Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti ai miei ospiti, che sono due, perché uno è Alberto Carletti, benvenuto Alberto, Buonasera. e l'altra, come vedete, è Luce, <ride> che è qui con noi. E sono venuti a parlarci di osteopatia, sì. perché tu sei un, io sono... un operatore, sì, un osteopata? Io sono un osteopata, vengo dall'ambito umano. Sono laureato in fisioterapia umana, in più ho fatto il corso di eh, osteopatia umana che dura sei anni, al quale ho aggiunto un anno di integrazione per eh, l'osteopatia equina. L osteopatia equina che poi non è altro che l'umana eh, modificata, adattata ed applicata. Al Adesso cavallo. ti faccio una domanda terribile. Sì. Eh, tu tratti anche i cani? Sì. Tra la fisicità di un cane e la fisicità di un cavallo, quale delle due è più simile all'uomo? Eh... Tu hai capito dove sono... voglio andare a parare, sì. Sono... Beh, in realtà sono dal punto di vista strutturale muscolo scheletrico anche il cavallo, pur essendo un erbivoro, è comunque un erbivoro monogastrico e c'è una sovrapponibilità anatomico-strutturale tra noi e il cavallo incredibile che è assolutamente paragonabile a quella del cane. Esattamente questo che pensavo, io non so avevo se questo era vero però mi veniva istintivo pensare che le cose fossero così. vuoi spiegare sì. ai nostri telespettatori cosa stai facendo in questo video? Questo è, questa è una cavalla che ho trattato a Verona, si chiama Gasprina. Eh, una saltatrice, eh, una cavalla che ha mh, tra le varie rigidità eh, fisiologiche che possono avere i saltatori. So che può essere una contraddizione di termini, di rigidità fisiologiche, però eh, sono inevitabili perché comunque c'è da ricordarsi e spesso, troppo spesso ce lo si dimentica che il cavallo eh, non è nato per portare la sella, il sottopancio, l'imboccatura, una persona sopra trasversalmente nelle varie discipline. ma Ovviamente il cavallo è nato e si è evoluto nell'arco di milioni di anni per brucare anche 15 ore al giorno. Eh, ovviamente succede che volta dopo volta, eh, venendo montato, ripeto, trasversalmente nelle varie discipline, si accumulino e si, si stratifichino delle rigidità e delle tensioni che non sono assolutamente diverse dalle rigidità che interessano gli sportivi in ambito umano. Quindi, uno dei messaggi che io continuamente trasmetto è che credo che ci sia un grossissimo doppio pesismo eh, eh, per quanto riguarda i problemi del cavaliere e i problemi del cavallo. Cioè, se un cavaliere ha male al collo, il suo male al collo lo tratta in un modo. Spesso il male al collo del cavallo non, o non viene compreso oppure viene affrontato di petto con magari metodi, diciamo. Non propriamente ortodossi, no, non propriamente fisiologici. Io, io dico sempre: e non sono un fanatico perché non voglio dall'idea del fanatico, però dico sempre che se un cavallo non fa qualcosa non lo fa perché non riesce a farlo, non perché sia un lavativo come spesso si dice. E quindi noi ci dimentichiamo come ci muoviamo quando abbiamo male al collo dobbiamo fare retromarcia. Quindi io quello che dico è. Se un cavallo in qualche modo ha l'incollatura rigida, non cede con l'incollatura, non fa una flessione da una parte piuttosto che dall'altra, domandiamoci perché e non imboccatura più dura, redini di ritorno o, o ancora più lavoro. Io ricevo in studio dei pazienti che, magari, hanno fatto eh, sei mesi di eh, ginnastica in palestra e mi dicono: Ho fatto stretching, ho fatto ginnastica, ho fatto tutto ciò che dovevo fare e continuo ad avere mal di schiena. Perché comunque non basta il solo lavoro, non basta la sola ginnastica per risolvere i problemi. Ci vogliono approcci specifici che spesso sono eh, delle correzioni manuali del problema. Senti una cosa, nell'uomo spesso noi sappiamo che alcune contratture sono dovute a stress. Assolutamente. Quindi che la mente incide pesantemente. La mente non mente. Ecco e negli animali, nei cavalli in modo particolare? Nei cavalli sicuramente sì, vale esattamente lo stesso tipo di discorso, ripeto senza fanatismi, eh, però così come sappiamo che ci sono cavalli che hanno dei problemi di gastrite, quindi prendono dei gastroprotettori perché vanno in concorso, hanno l'ansia, hanno le tensioni, cioè non si può eh, eh, considerare vero eh, un problema di questo tipo solo come sintomi a livello gastrico e non a livello muscolare perché comunque quelle che sono le tensioni emozionali eh, portano ovviamente il corpo ad avere delle grosse rigidità anche strutturali muscolari proprio per cui è ovvio che i problemi di rigidità del cavallo non nascono solo da problematiche emozionali per carità però ci sono eh, sicuramente eh, c'è una combinazione di fattori. Io, le, io dico che sono delle insalatone con tanti ingredienti. <ride> ma e ma con questo probabilmente anche nell'umano. Assolutamente, così. assolutamente. Senti una cosa, eh, qui siamo in una televisione dove eh, è dominante l'aspetto ippico con sì, i cavalli. Certo. Infatti è un terreno nuovo, sono felicissimo. Il galoppo. Che forse di tutte le discipline al mondo con i cavalli è la più naturale, tra virgolette. Eh, Può... Beh, diciamo che sicuramente ha un impatto diverso, non credo che sia quella con meno impatto sul cavallo, perché mi viene da dire, mi viene da domandarmi quali siano anche le conseguenze dal punto di vista metabolico per questi cavalli che hanno degli sforzi esplosivi muscolari sì, così intensi. Mm. E in quale modo, torno, torno a dire, eh, il parallelo in cioè un atleta in ambito umano che deve fare degli sforzi esplosivi, un, che mi so, i centometristi o 200 centometristi, eh, vengono poi assistiti da un team di persone come me, c'è così come c'è il massaggiatore, c'è il fisioterapista, c'è l'osteopata, c'è cioè, una, una rosa di persone eh, deputate a, ad ottimizzare il suo rendimento. Per quanto riguarda il cavallo, questo non è così. Frequente. Non è così frequente, è una cosa, è una cosa abbastanza rara e quindi è anche aiutare un galoppatore a smaltire la fatica, l'acido lattico, è, insomma, è, è questo il messaggio che cerco di portare. Sono atleti. Mentre nel trotto tu non luce. hai mai avuto esperienze di trattare un trottatore mi è, che credo invece mi è capitato di debba essere, chiamato, capitato problemi, di essere no? chiamato per due trottatori dalle parti di Padova. Eh, avevano dei, dei problemi di bacino, però diciamo che come, come frequenza quello, quelli che mi chiamano di più sono i saltatori, okay? poi vedo comunque diverse persone eh, anche nelle, nelle discipline, diciamo quella della monta americana. Cioè, quello che a me fa piacere è che comunque la mentalità si sta sicuramente allargando, si sta modificando e c'è eh, più interesse, c'è più sensibilità nei confronti del benessere del cavallo. Questo sicuramente, c'è un trend positivo, ringraziando Dio, sì. da chi ha sì. vissuto in questo ambiente da sempre sa sì. come negli ultimi dieci anni veramente abbiamo assistito a un'escalation sì. in positivo nella base, sì. cioè sì. nella gente normale, un po' meno sì. forse nei vertici, ma questa è un'altra storia. Sì. Ti volevo chiedere eh, il fatto della scarsa deambulazione nel cavallo rispetto a quella che sarebbe programmata da madre natura no? è un animale che insomma in natura si muove una ventina di ore al giorno perché... Adesso cioè, magari ventina ora più, no, però ora meno. il discorso è che il cavallo fa eh, anche questo ci dimentichiamo che il cavallo fa tantissima strada per andare a cercare l'erba con cui nutrirsi fa tantissima strada per andare a cercare l'acqua ok? Eh, quello che spesso succede e eh, eh, anche di questo io parlo frequentemente con i cavalli scuderizzati è che magari eh, hanno tutto lì nella mangiatoia hanno il fieno a terra, hanno l'acqua e eh, magari questo non, a volte può dare può creare dei sì, problemi come gestione si sì. muovono decisamente poco sì. e eh, so che insomma c'è un aspetto lo zoccolo è fatto in maniera da aiutare la risalita del sangue. No? Assolutamente, non e per poi... niente si dice che i cavalli hanno, amore, i cavalli hanno cinque cuori, Appunto. è proprio per questo. E quindi il fatto però di non usarli perché non camminando ovviamente già c'è il ferro che un pochino blocca. Sì. Sicuramente non un piede ferrato è un piede che non lavora al 100% nella propria fisiologia. Se poi non si muove neanche, sì, il rischio sì, di, sicuramente, così come può di una stasi un problema, venosa c'è. Così insomma. come può essere un problema eh, un cavallo che magari stia tante ore al giorno in box, prenderlo, vestirlo, portarlo direttamente in campo, magari fargli fare la corda con la sella eh, già pronto per essere montato sella e testiera, eh, partire da freddo al galoppo, poi salire, cioè, diciamo che ci sono de degli errori di, di metodo che eh, potrebbero essere risolti con grande beneficio per il cavallo, semplicemente con una maggiore informazione, una maggiore conoscenza. Io credo che eh, ci vorrebbe un po' più di informazione, un po' più di voglia di farsi delle domande da parte di chi va da cavallo trasversalmente. Eh, ma questo per il benessere del cavallo ovviamente. E credo anche il benessere del cavaliere e della relazione, perché sì, un cavallo poi so. stressato, indolenzito, Assolutamente, eh, non, non è comunque un buon compagno. Una, io quello che dico sempre è che il cavallo è una preda e ce lo dimentichiamo, eh, quando magari non è collaborativo e può non essere collaborativo perché ha dei dolori, dei fastidi o dei disturbi. Non sempre magari la strada migliore è coercirlo ulteriormente, ma magari domandarsi perché. Ecco, io credo che questo manchi: il domandarsi perché non fa eh, o non lavora o non ci asseconda come vorremmo, o non si impegna come vorremmo. C'è sempre un motivo. Tu dicevi che eri curioso di avere a che fare con l'ippica? Assolutamente. Ti piacerebbe? Sì. Assolutamente sì, perché comunque sono degli atleti che fanno delle prestazioni straordinarie e credo come eh, gli atleti in ambito umano che fanno prestazioni straordinarie che potrebbero avere solamente dei benefici da un lavoro anche quello che può essere il semplice massaggio mobilizzazione muscolare che permetta di smaltire l'acido lattico che inevitabilmente non può non, eh, non formarsi e quindi anche questo fa parte di una Cultura diversa da portare, secondo me, detto senza presunzione e detto senza critica nei confronti del mondo dell'Ipica, però magari... Vedere la, la stessa cosa da un punto di vista diverso può far vedere delle cose che prima non si vedevano, il che vuol dire migliorare le prestazioni del cavallo. Mi sembra che nella storia dell'Ippica ci sia stato un cavallo che aveva un team di questo genere alle spalle. Si, chiama, si chiamava Si chiama perché è, è Baren. E c'è un motivo in realtà, eh, al di là delle, delle sue straordinarie caratteristiche del suo straordinario dono è comunque sempre un cavallo e i cavalli funzionano tutti in quel modo lì quindi lo stesso tipo di accumuli che poteva avere lui in gara ce l'hanno esattamente gli altri cavalli Beh, poi io credo che vincere a quelle velocità trottando e non galoppando deve essere molto ma molto più non solo più difficile ma anche proprio più faticoso di... è molto faticoso, sì per questo dicevo in fondo il galoppo è fisiologico per loro rompere al principiante Intura, eh, di scuola cosa gli si dice? Tu continua a dare gambe, quando il cavallo è al trotto prima o poi rompe al galoppo, esatto, eh, esatto. nel caso del trotto non può rompere. Esatto, esatto. E quindi insomma non è... Vuol dire far lavorare il sistema a una frequenza a una frequenza, di, di frequenza biomeccanica, intendo dire, che ovviamente non è fisiologica, quindi sicuramente è un grande sforzo. Senti, io a nome degli Ippici ti invito per una volta che ci sarà, in primavera ricomincerà il galoppo romano e credo che farebbe piacere a tutti averti. Farebbe <ride> estremamente <ride> piacere anche a me poterci essere. Quindi... Allora diciamo che ci diamo appuntamento per aprile? Con grandissimo piacere. Un grandissimo piacere, Alberto te. io ti ringrazio di essere stato con noi, per se qualcuno volesse contattarti oltre va bene a fare riferimento qui ovviamente a noi. Io ho una pagina Facebook che si chiama Osteopatia Equine Umana, dove ci sono tutti i recapiti sia al telefono che la mail, quindi quello è sicuramente un canale di contatto e di comunicazione ottimale. Grazie di essere stato Grazie con noi. Voi, davvero. Grazie a Luce di averci tenuto compagnia. Luce si è messa tranquilla, che si calmo. è? Messa tranquilla, ha girato, ha guardato lo studio. <ride> insomma, <Era tutto> okay. <ride> ha voluto fare i suoi bravi controlli. Buonasera ai nostri telespettatori e come sempre l'appuntamento è per domenica prossima. Arrivederci a tutti.